Ciao, eccomi con i pochi prodotti che mi sono piaciuti in mese di febbraio. Sapete bene dai miei video che sono una persona che usa pochissimi prodotti e in generale questo canale io l'ho aperto per condividere sì con voi le mie esperienze e per avere qualche ricordo su quello che usavo, mi piaceva o non piaceva, ma intanto per farvi e farmi vedere quanti pochi prodotti sono abbastanza per andare avanti con la vita in una maniera più sostenibile, più naturale possibile. Allora, mi trucco poco, lo sappiamo benissimo, però ho usato specialmente la matita occhi della Benecos, la versione grigia, mi piace molto come rende l'occhio più aperto. Non fate caso al mio bernoccolo, mi sono quasi ammazzata ieri. Non è un brufolo, però tenevo a dirvi. E ho usato tanto anche il mascara della Bo. Allora, è la mini size, perché sapete che ho preso il cofanetto per il Natale, che era scontato al 50% sul sito EcoBioLovers. Mi piace tanto questo mascara, è il miglior mascara, per adesso era il Dr. Hauschka, sempre il mini size, ho provato anche quello. Invece questo, se guardate lo scovolino, è molto carino, è quasi una full size a guardarlo così, manca qualche qua, qualche spiralina. Un po' scomoda questo manico, perché è un po' difficoltoso usarlo, però mi piace il packaging in cartone. E vi ho detto che anche se è una ditta francese è made in Italy e la qualità si vede, tiene molto bene prima di tutto dalla mattina alla sera, non lascia qua nessun residuo nero. Io mi sfrego gli occhi perché sono poco abituata ad avere il trucco e non mi sporco, pochissime volte qualcosa trovo, ma è minimo il residuo che lascia, per cui non sembra neanche un mascara naturale. Sono curiosa dell'inch, non c'è qua, però quando lo finisco, nei prodotti finiti parlerò su Lynch, adesso non ho avuto il tempo, mi scusate, scusatemi. Il Kajal invece io lo uso, saranno 5 anni, questi Benecos mi sono trovata benissimo, ho regalato tanti alle mie amiche, si sono trovate anche loro bene, però la versione grigia non l'avevo provata. E per evitare il nero durante il giorno, grigio è ottimo, perché nello stesso tempo è sobrio ma non così scuro come il nero. Ho usato tanto il marrone, però sinceramente adesso mi piace di più il grigio. E se parliamo della detergenza, voglio segnalarvi il sapone liquido alla mandorla. Secondo me questa profumazione è adatta per l'inverno, è molto calda, mi ricorda molto, se conoscete i detergenti non biologici usati da me tanto tempo fa di Avon, 12 anni fa ero rappresentante di questa ditta. Ecco, la profumazione di questo prodotto certificato ICEA della Ecor somiglia molto al sapone liquido o bagnoschiuma alla mandorla di Avon, se conoscete. Allora, cosa volevo dirvi su questo prodotto? Mi piace, secondo me non secca le mani e la pelle del corpo, perché lo usa sia per il corpo, ma anche per il viso l'ho provato, mi sono trovata benissimo, mani, viso e corpo. L'ho preso in offerta a Natura Sì, era 38% di sconto. Secondo me c'è ancora, non lo so poi nella vostra zona com'è. Sappiamo che l'Ecor si fida di Sanel Covid, il produttore di B&B, per cui io quasi a occhi chiusi ho preso questo detergente, però l'hanno usato prima e la mandorla mi piace tanto, per cui l'ho presa a occhi chiusi senza guardare lì. Poi a caso ho guardato e un po' ho pensato, era scontato, l'ho preso a 7,50 euro, 60, non mi ricordo bene quanto, perché l'ho preso ancora a dicembre e l'ho usato tutto quasi l'inverno. Però allora, scontato 7, per cui aggiungiamo il 38% più o meno 40 di sconto, arriviamo a 11-12 euro per un prodotto che contiene l'acqua come prima, normale, però dopo è cocamidopropil, betaene, non diciamo niente, poi sodium lauris arcosinate, sodium olivate,
L'INCE è cortissimo, ok, però volevo dirvi, a parte che è certificato ICEA, però solo un ingrediente da quello che vedo io nell'INCE, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, cioè solo la mandorla dolce, biologica, tutto l'altro no. Poi se c'è il profumo alla fine, no, quasi fine, perché dopo c'è qualcun altro, perché appunto vi dicevo, è una profumazione non da oli essenziali, sicuramente. Però a me è piaciuto, perché ogni tanto voglio cambiare i detergenti che profumano poco con qualcosa di più avvolgente. Ed ecco, questo mi era piaciuto durante l'inverno, l'ho incluso appunto in febbraio perché l'ho usato per ben 3 mesi. E vorrei finire il mio video con 2 prodotti per alimentazione. Ho fatto tanto tempo fa un video ancora, vi dicevo che noi in casa mangiamo quello che diamo anche il nostro figlio, per cui c'è poco grasso, poco fritto, poca carne, pesce 2 volte a settimana, uovo c'è sempre ogni settimana, comunque io per la memoria è quella che c'è, io mi faccio la settimana sul foglio, no? E vi indico cosa abbiamo mangiato, così so cosa possiamo ancora mangiare, o meglio evitare. E quando ho poco tempo, non ho tempo per esempio di far bollire i cereali o di far bollire l'avena o il farro, che usiamo tanto, l'orzo che piace tanto al bimbo, io ho trovato da sempre Naturalsi Cuore Bio, volevo dire, ecco, da Cuore Bio ho preso la Finestra sul Cielo, che fa un'ottima pasta secondo me, maccheroncini d'avena. Il prezzo non lo ricordo più, perché sarà intorno a 4 euro, 3 qualcosa, intorno a 3, 3, 5, non mi ricordo bene. Allora, sono così, c'è l'avena, si sente tanto perché è l'avena integrale, la farina dell'avena integrale. Ho tenuto qualche esemplare per farvi vedere. La cosa bella che è davvero buona questa pasta, però è sempre questione di abitudini, perché la prima volta era un po' strana per me, invece dopo è buona, mi piace. In 5 minuti è pronta. L'abbiamo fatta sia con i broccoli e noci, poi con sugo di pomodoro o con pomodorini freschi. È buona, in tutte e 3 varianti mi è piaciuta. Il bimbo invece devo dire che prima volta l'ha rifiutata, perché magari è sempre questione di abitudine, anche se i fiocchi d'avena lui li mangia volentieri. La seconda volta un po' di più, la terza volta ha mangiato tanto, per cui secondo me va provata. È fatta a Giaveno, in provincia di Torino. E finisco il video con gli agnellini di Milo, per la colazione, ma neanche, direi per la merenda quando siamo in giro, e piuttosto di dargli la fetta biscottata, che vedo che danno tanti e lui non l'ha mai mangiata, che contiene, non sappiamo cosa contiene, l'olio di palma quasi tutti contengono. Poi invece di dargli tarallucci con strutto o con altro, io preferisco questo, so che non è il massimo, però sono agnellini di Milo, sono così, tenuto sempre per farvi vedere, sono molto croccanti e si diverte il mio figlio. Poi se guardiamo gli ingredienti, c'è la farina di riso 84%, sciroppo di mais e Milo il 5% e sale. Alla fine direi che sono agnellini di, non di Milo, però di riso, però il produttore ci indica sempre l'Ecor, che se parliamo del sapone, di questo, la trasparenza, devi guardarla, un genitore attento guarda l'Inch, vero? Però la confezione dice agnellini con Milo, ok? Ci siamo capiti, però comunque è un'alternativa agli altri merendini che ci sono in giro. Bene, io vi ringrazio di avermi dedicato il vostro tempo. Vi aspetto al prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!